Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questa mia recensione della mia bellissima Nikon Z6. In questo video vi spiegherò le mie impressioni su questa macchina dopo quasi 2 anni di utilizzo, vi spiegherò cosa ne penso, perché l'ho scelta per il mio uso e spero di darvi un buon motivo per pensare all'acquisto di questa macchina o per anche non prenderla. Sto registrando questo video, adesso siamo a settembre 2020, quindi oggi è stato appena annunciato da Nikon Rumors che uscirà un modello aggiornato di questa macchina, la Z6S, ma soprattutto verrà aggiornato anche il firmware all'interno di questa macchina. Adesso non so che novità ci saranno, però intanto volevo dirvi la mia su questa meravigliosa mirrorless. Bene ragazzi, adesso sigla e dopo ci troviamo con le mie considerazioni. Eccoci qua, bentornati dopo la sigla. Come detto prima, io sono Filippo Silvestrin e vi parlerò della mia Nikon Z6. Innanzitutto, perché ho deciso di fare adesso, a settembre 2020, un tutorial, non neanche un tutorial, una recensione sulla macchina fotografica, sulle mie esperienze? Perché ho sentito tanti ragazzi, tanti fotografi che sento in giro, un po' lamentarsi di Nikon, passare ad altri sistemi, e io mi sono domandato perché, ma soprattutto ho visto tanti video su YouTube di colleghi, non posso definirli colleghi perché loro sono youtuber professionisti, io sono un fotografo che ogni tanto si mette a parlare di macchine fotografiche, di tecnica fotografica, li ho sentiti tanti parlare veramente un po' male di Nikon e questo mi duole un pochino. Allora, parliamo intanto del motivo per cui io ho scelto Nikon, ok? Non la Z6, ma Nikon in generale. Quando ho cominciato a far foto, quindi 5 anni fa più o meno, sono stato davanti comunque un momento di scelta in cui ovviamente tutti quanti ci siamo trovati, ovvero scegliere il determinato corpo macchina o scegliere comunque il brand su cui molto probabilmente ci dedicheremo per i prossimi anni, su cui investiremo anche da un punto di vista di ottiche. La mia ricaduta su Nikon è stata dettata da 2 scelte sostanziali. Numero 1, mio padre è un fotografo amatoriale e usava Nikon e quindi avevo già un buon parco ottiche, avevo già un 50 mm, avevo già un 300 mm, avevo già un 24-85 che è quello che mi sta filmando, quindi già la scelta era quasi ricaduta completamente su Nikon. Ma soprattutto perché sono andato a scegliere questo brand? Innanzitutto perché ho un'infinità di scelta. Posso scegliere fra macchine, fra virgolette, vecchie, comunque veramente eccezionali. Faccio un esempio, una D300S, se io voglio spendere poco, con 200 euro ve l'andate a comprare, avrà tanti scatti, però senza andare a spendere un occhio della testa, se siete all'inizio, potete sceglierla tranquillamente. Potete scegliere delle mirrorless, potete scegliere dei top di gamma, quindi secondo me Nikon era la scelta giusta. Canon, ovviamente non sarei andato su un brand competitor a quello dove avevo le ottiche, logicamente, perché non aveva senso avere mio padre con determinate ottiche, io con altre ottiche che non si potevano usare l'una con l'altra. O meglio, ci sono degli anelli particolari che permettono di usare le ottiche Canon su Nikon o Nikon su Canon, però penso che siano delle cine esatte che non vale la pena assolutamente provare. Quindi io mi sono ritrovato sul mondo Nikon. Ho cominciato con cosa? Con la D5300, macchina che ho venduto un po' di tempo fa perché stava prendendo polvere, non la usavo, è una macchina comunque con cui ho cominciato e mi sono trovato da Dio. Mi sono evoluto, diciamo, volevo una macchina con più prestazioni perché mi sentivo limitato dalla mia D5300 e sono andato a ricadere prima su una reflex, che è quella che mi sta filmando, che è la D500, che è un mostro. Vi farò, se volete, una recensione nei prossimi giorni, ovviamente anche della mia D500, chiamata anche la piccola, prendete le mie parentesi, la piccola D5, è un mostro in quanto velocità, precisione, qualità dell'immagine, veramente eccezionale. Dopodiché però sentivo il bisogno di passare a full frame, perché come tutti i possessori di APS-C sapranno, avere una APS-C vuol dire dover andare su un tiraggio veramente molto molto basso per riuscire a avere delle foto grandangolari. Faccio un esempio,
Io in questo momento sto usando il 24-85, è a 24 mm come equivalente, come se fosse quasi un 35-40 mm. Quindi io mi trovo in certe situazioni a dover prendere un gran paesaggio e o mi tocca andare indietro, ma tanto indietro, oppure mi tocca andare su delle ottiche grandangolari che però mi comportano vignettatura, mi comportano aberrazioni, cioè mi comportano un po' di problemi dove io voglio, diciamo, una fotografia un po' più rettilinea. Quindi ho pensato bene, voglio andare su il full frame. Logicamente ho detto, ho investito nel corso di questi anni in ottiche Nikon, non ha senso passare ad alti full frame. Avevo pensato a Sony, però Sony voleva dire vendere tutto il mio corredo, vendere anche la parte del corredo di mio padre, obbligare anche mio padre a passare direttamente a un'altra marca, non aveva assolutamente senso. Quindi sono rimasto nel mondo Nikon. Mondo Nikon cosa mi offriva? Mi offriva, parlo di un anno e mezzo, due anni fa, quando ho comprato la mia Z6, mi offriva la D610, che è la full frame, diciamo, entry level di casa Nikon, che attualmente è fuori produzione, però è un signor modello. Mio padre è il proprietario di una D600, è veramente una fotocamera eccezionale. Poi c'è la D750, oppure si doveva passare ovviamente su reflex di alta tiratura, quindi la D850, però là ragazzi si va a parlare di 3.000 euro di corpo macchina. E ovviamente una qualità veramente alta che richiede anche delle lenti qualitativamente superiori. Ovviamente devo riempire 40 e passa megapixel, ho bisogno di una lente veramente di alta qualità. Non ha senso che io vada a prendere 47 megapixel di macchina fotografica spendendo oltretutto 3.000 euro e dopo abbia delle lenti medio qualitative, perché comunque non sono un fotografo professionista, non ci guadagno con la fotografia e quindi di conseguenza non avrebbe assolutamente avuto senso. Poi che è successo? Nikon ha presentato queste nuove mirrorless, la Z6 e la Z7. Era da un po' di tempo che ero affascinato dal mondo mirrorless, perché per tutti i vantaggi che comporta il mirrorless, zero casino, cioè per farvi un esempio, se io ho una reflex e devo far foto, sentite, faccio tanto casino veramente, che è una cosa che mi è sempre stata un po' antipatica delle reflex. Da un lato è bello ovviamente il suono dello specchio che si alza, però io mi ero ritrovato con la mia D500 in ambienti in cui avevo bisogno di molta silenziosità, come concerti, come delle presentazioni, dei luoghi dove devi dare poco nell'occhio. E infatti mi sono subito girato verso mirrorless per il fatto che sono molto silenzioso, cioè io quando scatto con la Z6 posso addirittura impostare lo scatto completamente silenzioso, dove tante volte mi dico ok, l'ho fatta la foto o non l'ho fatta la foto, e quindi mi sono spostato un po' verso Nikon. Soprattutto ho avuto la scelta definitiva quando, oltre ad aver presentato ovviamente la Nikon Z6 e Z7, hanno presentato, adesso è montato su questa ottica, questo bellissimo adattatore che è l'F to Z mount, praticamente il convertitore da F, quindi Nikon F attacco classico, all'attacco Z, che è il nuovo attacco, la nuova baionetta di Nikon, che è veramente uno spettacolo, che mi permetteva di adattare tutte quante le ottiche F di Nikon direttamente per la mia nuova Z. E questo mi apriva un'opportunità gigantesca, perché oltre alle nuove ottiche di fascia Z, che sono veramente eccezionali, però ragazzi costano un occhio della testa. Esempio, qualche giorno fa è stato presentato il 50 mm f1.2, eccezionale, veramente eccezionale, però costa 2.000 euro ragazzi. Adesso non so chi come fotografo amatoriale, a meno che non sia figlio di un imprenditore miliardario, possa permettersi di prendersi una lente 50 mm a 2.000 euro se non è un professionista, e sono convinto anche che tanti professionisti diranno non spendo 2.000 euro per un 50 1.2 quando posso avere un 50 mm f1.4 a 400-500 euro nuovo. Poi sono due qualità completamente diverse. Comunque e mi dà la possibilità di prendere tutte quante le ottiche uscite, perché non distruggo tutto, tutte quante le ottiche che sono uscite nel corso del tempo di Nikon. Quindi posso anche andare ai mercatini dell'usato, che sono, li ho riscoperti, sono la cosa più bella del mondo. Attualmente io compro praticamente solo usato, perché ho qualità ad un prezzo basso e soprattutto ho dei corpi che sono rodati nel corso del tempo, quindi hanno una propria caratteristica, una propria magia. Tutte quante le lenti hanno la propria peculiarità. Posso andare nei mercatini usati e comprare lenti a
niente, perché veramente ci sono delle lenti che con 30, 40, 50, 60 euro ve le tirano dietro. Faccio un esempio, il 50 mm f1.8, il vecchio AFS con 60-70 euro ve lo portate a casa e è un 50 f1.8, ok, non avrà trattamenti e nanocristalli particolari, però il bello della fotografia è anche riuscire a usare la peculiarità della lente, ovvero anche i difetti della lente. Faccio un esempio, io sono un felice possessore di 70-200 e ha uno spiacevolissimo flare nelle lunghe esposizioni quando sono fra f2.8 e f7.1, che mi rovina tutte quante le foto, però lo posso anche usare per fare delle cose particolari, quindi tutte le lenti hanno qualcosa di speciale. E quindi ho detto, bene cavolo, io faccio un salto nel futuro, vado su una mirrorless, perché mirrorless ormai sarà il futuro, reflex ci sarà ancora qualcuno, verrà usato tanto per la fotografia naturalistica fino a che non creeranno comunque un autofocus degno di esempio una D500 su una Z6. È inarrivabile il focus della D500 o di una D5 su una mirrorless per il momento. Ho sentito che la Sony A9 fa miracoli, però è un altro sistema che non conosco, e non parlo di altri sistemi che non conosco. Parlo solamente delle cose che ho potuto testare con mano. Comunque, non divaghiamo troppo, parliamo della mia Z6. Quindi il mio pensiero quando ho comprato la macchina fotografica è stato, bene, andiamo sulla Z6. Perché c'è la Z6 e Z7. Z7 è un po' una D850 piccola, quindi anche là sarei dovuto andare su ottiche di un altro livello. E comunque per l'uso che ne faccio io, dove le mie foto per il 99,99% vengono pubblicate su social network, siti internet che tra l'altro sto ultimando in questo periodo, dopo potrete vedere tutte le mie foto, non ha senso avere così tanti megapixel, anche perché gli schermi di smartphone e dei computer arrivano fino a un certo tot, cioè già con questa 24 megapixel faccio una foto, io non riuscirò mai a vederla sul mio schermo ingrandita al massimo, cioè non riuscirò ad andare a vedere pixel per pixel. I 24 megapixel tra l'altro mi consentivano di avere meno rumore sulle lunghe esposizioni notturne o comunque sull'astrofotografia, una cosa che a me piace veramente tanto. Mi piace fare le foto alle stelle, mi piace fare gli star trail, mi piace fare lunghe esposizioni quando vado in giro, vedere le scie delle macchine, e questo sensore tra l'altro, che è un sensore retroilluminato, mi permetteva di fare questo. Ok, questo è perché ho scelto la Nikon Z6. Vi dico subito, appena l'ho comprato sono rimasto un po' deluso, vi dico subito, perché non era quello che mi aspettavo, perché chi ha provato una mirrorless, chi ha provato una reflex, saprà logicamente che sono due mondi completamente diversi. Là c'è tanta meccanica, là sto puntando verso voi perché ovviamente mi sta filmando la mia reflex, qua c'è tanta elettronica. Però nel corso del tempo me ne sono innamorato, mi sono innamorato follemente. Se domani dovesse cadere, rompersi, me la dovessero rubare, eccetera, io sono sicuro al 100% comprerei un'altra Z6. Allora, innanzitutto vi dico subito, Z6 si impugna da Dio. Cioè, io anche con due dita, quando giro per, non so, fare un po' di caccia fotografica, giro anche con obiettivi grandi, io con due dita riesco anche a tenerlo. Non fatelo mai, io mi sento tranquillo e pacifico. Ha uno schermo gigantesco touchscreen e quindi io riesco direttamente, anche senza telecomandino di scatto remoto, a poter direttamente toccare sullo schermo per fare la foto quando è messo sul cavalletto, cosa veramente comoda senza star là a attaccarci 3000 cavi, 3000 cose. Soprattutto il lato positivo delle mirrorless per chi come me fa prettamente foto di paesaggio è che ogni volta non dovevo azionare la funzione mirror up. Per chi non lo sapesse, nelle fotocamere di un certo livello c'è questa funzione mirror up che vi consente di alzare lo specchio, quindi di ridurre le vibrazioni il più possibile quando andate a fare una foto, per evitare che subentri del micromosso all'interno. Quindi questa fotocamera veramente l'ho amata. L'ergonomia Nikon, ci sono praticamente tutti i pulsanti al punto giusto. Cominciamo dalla parte, diciamo, frontale. Ho il pulsante on off, ho il pulsante di record direttamente per quando si fa i video, dopo parleremo anche dei video. Ho il pulsante dell'ISO, che è una cosa comodissima, cosa che su tante macchine l'ISO devi andare a cercartele sulle impostazioni per modificare. Quindi io in tempo reale, schiacciando l'ISO e ruotando la mia ghiera, posso modificarli, o ruotando la ghiera davanti posso mettere l'ISO fissi o l'ISO in automatico. Ho la mia compensazione, veramente non manca nulla. Ho il mio puntatore, il mio joystick, dove posso muovere la mia... il mio punto di messa a fuoco dove voglio,
E vi dico, l'ergonomia di Nikon penso che non abbia nessun rivale se non Canon, molto probabilmente, che sono ovviamente i due brand che hanno lavorato nel corso degli anni con fotografi e che hanno detto: bene, voi fotografi cosa volete? Bene, ve lo diamo. Non si sono inventate tante altre particolarità. Esempio, io per un periodo ero stato un po' affascinato da Fujifilm per quanto riguarda le ghiere fisiche, però mi sono anche detto: ok, bellissime le ghiere fisiche, però quando io sono là nel momento della foto, e è la cosa più importante per un fotografo, devo avere tutto quanto subito intuitivo, veloce, posso vedere all'interno, cosa che invece là devo stare un po' a modificarle manualmente. Quindi secondo me è un po' una limitazione. Lato quindi super positivo di questa Nikon è una Nikon, ok? Quindi ha tutto quanto al posto giusto. Io non me ne lamento assolutamente, anzi mi trovo veramente da Dio. E i contro, cominciamo subito con i contro, perché secondo me sono la cosa che voi andate più in cerca. Logicamente state vedendo questo video, magari avete una Z6 o state pensando di comprare una Z6. I contro, che comunque è anche un pro di questa macchina fotografica, è la scheda di memoria, che al momento non è all'interno, che è una XQD. Allora, lato negativissimo della XQD, costano uno sfracello. Cioè, questa che è una 64 GB, per fortuna me l'ha regalata Nikon, perché ho comprato la macchina fotografica in un periodo di cashback dove c'era in regalo una scheda 64 GB, però sono delle schede che costano 160, 170, 180 euro. Per farvi un paragone, una SD classica che uso magari sulla D500 con 24-25 euro da 64 giga, una 80 MB al secondo, ve la portate a casa. Il bello di queste schede è che sono indistruttibili, io non ho mai perso file, cosa che sulle schede SD mi succedeva spesso. Contro, costano tantissimo, però non che una velocità esorbitante, cioè io non sono mai riuscito a riempire il buffer della macchina fotografica, quindi io continuavo a scattare, avevo magari l'ambiente col cervo che mi correva velocemente e magari facevo 70, 80, 90, 100 foto di fila, non mi si è mai fermato, quindi lato positivissimo. Tutti quanti sento che criticano il fatto che non c'è il doppio slot. Vi dico, il doppio slot è un fatto di sicurezza, per dire: bene, io quando vado, soprattutto per chi lavora con la fotografia, perché se il fotografo amatoriale che va a farsi un giretto perde le foto, chi se ne frega, ok? Però se un fotografo professionista perde il lavoro, cioè perde tempo, perde soldi, cioè mi immagino uno che va a far foto al matrimonio e ha il terrore di perdere le foto perché logicamente viene pagato tot soldi per portare a casa quel lavoro e non riesce a portarlo a casa. Però fino a che c'erano delle schede SD che potevano dare dei problemi, capisco il fatto del doppio slot, però col fatto della scheda XQD io non ho mai avuto un problema, sono delle schede che sono state pensate per essere dei carri armati, basta solo sentire quanto sono grosse, quanto sono dure, e veramente andate una bomba. Sono velocissime, anche quando le metto su computer per andare a scaricarmi le foto, le scarico veramente in un attimo, le prendo, le butto dentro l'hard disk in veramente un secondo, con 440 MB al secondo di velocità, è veramente eccezionale. Quindi io non sento la mancanza del doppio slot, anche perché, esempio, sulla mia D500, dove ho la possibilità di avere un XQD e un SD, lavoro con una alla volta, cioè dal mio punto di vista non ha senso tenere un backup oppure dire in eccedenza. Quando la fotocamera è piena, bene, prendo la XQD e ne metto un'altra XQD che ho comprato a parte. Quindi la storia del secondo slot secondo me è solamente una pippona mentale che tanti fotografi si fanno. Al giorno d'oggi, con la qualità elettronica che c'è all'interno di questi, a meno che non vi cada in acqua la macchina fotografica o vi arrivi un cortocircuito o qualcosa, non lo perdete il lavoro, a meno che non siate voi dei volpi che andate a eliminare tutto quanto. Lato anche positivo di questa cosa qua della XQD è che finalmente, almeno dal mio punto di vista, sono diventato un po' più selettivo sulle foto. Faccio un esempio. Una volta andavo magari in vacanza, andavo via una settimana, mi portavo via il mio cofanetto con 20 schede SD, ok? Adesso ovviamente non ho tantissime XQD, anche perché dovrei aprire un mutuo per comprarmi 5, 6, 7 XQD, cioè mi costerebbero più della macchina fotografica comprarmi 10 XQD. Quindi vado un po' a centellinare le foto. Questo mi ha riportato mentalmente a un fatto amare un po' di più la foto, cioè di non scattare ad cazzo, scusatemi il termine, di non scattare così dal nulla. Sono tornato un po' a quello che si faceva 20, 30, 40 anni fa, quando c'era la pellicola, cioè dove la pellicola avevi i tuoi 36 scatti, ok? Ne avevi 36, una volta che finivano, bene, basta.
logicamente adesso è elettronica, quindi ce ne stanno tanti di più e possono anche eliminare lo scatto, però li vado a pensare un pochino meglio per non andare a riempire tantissimo, e questo mi ha aiutato anche nel mio workflow lavorativo. Prima tornavo magari da 2-3 giorni che andavo via da qualche parte, mi trovavo 20 schede SD piene fino all'orlo e dovevo stare 3 giorni qua in studio per metterle a posto. Non è una cosa molto bella. Adesso invece ho, al posto di avere 10.000 foto che magari mi portavo dietro prima, faccio un esempio proprio assurdo, adesso magari me ne porto a casa 1.000. Quindi questo è un lato positivo. Altro lato, secondo me molto molto positivo, è che praticamente Nikon ha pensato, e è una cosa geniale, di mettere le stesse identiche batterie che metteva sulle Reflex. Io quindi avevo le mie batterie per la D500, ogni tanto fregavo le batterie a mio padre per la D600, logicamente, e sono le stesse identiche. Tanti ho sentito che si lamentano della poca durata delle batterie, però io mi dico, andate su Amazon, vi comprate due batterie, ok, non saranno le top di gamma, non terranno come le batterie originali Nikon, però una volta che avete una coppia di batterie che con 20-30 euro ve le portate a casa, finite questa e mettete sulle altre. Io tranquillamente in una giornata di scatti, magari, non so, vado sul bosco qua sopra del Cansiglio per fotografare i cervi, non serve neanche che cambi una batteria, a meno che non ci siano proprio le situazioni dove è freddo, dove si sa che le batterie durano poco e quindi me ne devo portare via tante, perché se devo fare un timelapse o se devo fare dei video mi durano poco, ho 3, 4, 5, 6 batterie, ne posso comprare quante ne voglio, quindi non sento questo problema di oh mio Dio le batterie durano poco. Questo più che un video recensione, sinceramente è un video in cui vado a sfatare tutti i miti che le varie persone dicono di questa bellissima macchina fotografica. Altra cosa di cui sento tanto lamentarsi è la storia del battery grip. Intanto mi stanno chiamando da, non so, l'Algeria o qualche punto strano. E altra cosa che sento tanto lamentarsi è della storia che il battery grip che hanno creato per la Nikon Z6 e Z7 sia un battery grip senza pulsanti, senza bottoni. Dico, in questo momento sulla mia D500 ci ha montato un battery grip, io lo uso, è comodo per quando devo fare le foto verticali, magari quando vado a fare le foto a qualche squadra di calcio, quindi è comodo da quel punto di vista, però ricordatevi che è una mirrorless, cioè il lato positivo di questa è che è leggera, che ve la portate dove volete, la infilate dove volete. Se io prendo e vado a attaccarci un accrocchio sotto gigantesco, vado a perdere il lato positivo di avere la mirrorless, ovvero di avere una fotocamera molto più leggera da portarmi in giro. Quindi questo era un qualcosa che io volevo togliere. In più, se voi usate un battery grip, vuol dire che lo usate per scopi naturalistici o sportivi, andate su una D500, andate su una D5, andate su una D7200, non andate su una mirrorless dal mio punto di vista. Anche perché arrivo a un punto veramente molto fondamentale. L'unica cosa di cui mi lamento fortemente di questa macchina fotografica, ma spero che la miglioreranno con i prossimi firmware, e è anche un lato positivo ovviamente di avere una mirrorless, è la messa a fuoco, nel senso che non mi sbaglia mai la messa a fuoco nell'ordinario. Quando invece vado ad usarlo magari con dei teleobiettivi con caccia fotografica, sento tanto la mancanza del 3D focus, ad esempio della D500. Sono due modelli completamente differenti, però vi dico, con questa io non riesco a fare bene come vorrei una buona caccia fotografica, cioè a mettere magari a fuoco un uccello che vola, a mettere a fuoco un cavallo che corre. Dall'altro lato, per quanto riguarda foto come foto a persone, street photography, va che è una cannonata. Nel firmware 3.0 hanno aggiunto anche il riconoscimento dell'occhio delle persone e anche il riconoscimento dell'occhio e della faccia degli animali. Quindi è molto carino, se avete dei cagnolini che comunque vanno molto di moda su Instagram, o dei gattini, vi mette a fuoco l'occhio, è veramente una gran cosa. Lo mette a fuoco in automatico, in autofocus continuo, singolo in area dinamica, e vi dico, non ha mai sbagliato un colpo. Adesso vi vado a parlare di un'altra cosa sempre correlata, ovvero dell'adattatore F2Z. F2Z è un adattatore veramente eccezionale, logicamente, e qua lo ribadisco, non ha la stessa velocità della sua lente nativa. Io quando ho comprato la Z6 l'ho comprata col pack con la F2Z e col 24-70 f4. Vi dico, una lente eccezionale, non ho mai pensato neanche solo un secondo di necessitare della versione F2.8. Perché? Perché già con questo riesco a fare tutto. Unico lato negativo,
questo click, potevano anche evitarselo. Comunque è una lente eccezionale, nitidissima, lavora benissimo a f4, f7.1, f8, fino a f22, cioè io tante volte mi sono trovato magari senza filtri ND a dover fare delle semi lunghe esposizioni, ho usato f22 e mi vengono fuori delle foto bellissime e soprattutto molto povere di aberrazioni cromatiche che solitamente, ovviamente le focali un po' chiuse, mi comportano. Comunque F2Z io l'ho provata con vari obiettivi, l'ho provata, ve li dico, col Samyang 14 mm, funziona da Dio, ovviamente quello è un fuoco manuale, l'ho usata col 50 mm F1.4, un po' lento, ma quello è dettato dall'obiettivo, vi dico subito, se dovete prendere un 50 mm prendetelo F1.8, a meno che non vogliate spendere 2000 euro per prendere il 50 mm F1.2, è un obiettivo bellissimo, però è lento da far paura, veramente la messa a fuoco è una cosa ridicola. L'ho usato con questo della Sigma, adesso ho appena ordinato, 20 minuti fa più o meno, l'adattatore di questo per aggiornare il firmware, perché l'unica cosa che non ha con questi Sigma, che sono un po' vecchietti, è la messa a fuoco. Però da quello che ho capito, spero di non buttare via 60-70 euro di adattatore Sigma, dovrebbe andare in messa a fuoco. L'ho usato col 70-200 e funziona una meraviglia, l'ho usato col 300 mm e funziona una cannonata, quindi io sono completamente felice di questo adattatore F2Z. L'ho usato col 50 mm 1.8, che in questo momento è nella mia analogica che ho al piano di sopra, non ve la vado a prendere se no dovrei interrompere il video, e funziona veramente da Dio, c'è una lente vintage di non avrà 30 anni, 40 anni, qualcosa del genere, e funziona senza nessun problema anche con l'autofocus. Non è ovviamente uno degli ultimi obiettivi, però funziona veramente molto bene. Quindi vi ho parlato della macchina fotografica, vi ho parlato dell'obiettivo che io adoro sinceramente, cioè secondo me per chi volesse passare con questa tipologia qua può prendersi tranquillamente il kit, un secondo che mi prendo la scatola kit. Questa è la scatola kit, ok? Era un po' di tempo che non la usavo, infatti un po' impolverata. E prendetevi questo kit perché secondo me è fenomenale. Quando l'ho comprata io l'ho pagata più o meno sui 2600 euro, tutto quanto il kit, che però è un prezzo secondo me super onesto, perché in 2600 euro hai un corpo macchina che tanti non considerano professionale, però io lo considero di livello professionale, assolutamente. Infatti se andate all'interno del canale Nikon Member, se non mi ricordo male, che sono praticamente i professionisti Nikon, riconoscono la Z6 e la Z7 come fotocamera che un professionista Nikon deve avere se vuole entrare all'interno di quel gruppo. Secondo me è super professionale, la Z7 non l'ho mai provata, però non sento la mancanza di quei megapixel in più, anche perché per chi conosce un po' le proporzioni, cioè se io ho 24 megapixel e vado a 47 non vado a raddoppiare la mia immagine, da 24 megapixel dovrei andare a 102 megapixel per raddoppiare la dimensione della mia immagine, quindi cioè, questa è una cosa che sfugge a un pochino di persone. Quindi io vi dico, mi trovo da Dio con questa, faccio la Via Lattea senza nessun problema, riesco a alzare gli ISO in maniera paurosa, cioè io riesco a fare foto a 12.800 ISO, cosa impensabile per altre macchine fotografiche, e avere una grana piacevole, avere delle foto che sono tranquillamente lavorabili con Photoshop senza nessun problema e sono pubblicabili anche direttamente dalla macchina, cioè se io volessi fare un JPEG e volessi pubblicarlo veramente vengono eccezionali. I colori sono i colori Nikon, quindi sono i colori che dal mio punto di vista sono i più belli in assoluto. Vi dico, non ho mai provato altri corpi, però vedo la comparazione delle varie foto e i colori Nikon non ce n'è per nessuno, assolutamente. Forse Fujifilm, però ovviamente con i suoi log particolari all'interno riesce a dare forse un effetto più vintage, però i colori Nikon sono veramente fenomenali. La cambierei per la Z6S? No, assolutamente no, perché è una fotocamera che mi basta e avanza. E adesso tutti quanti i pipponi che vengono fuori col fatto dell'8K, 4K, 120 frame al secondo, che vengono fuori con a 40, 50, 60, 70 megapixel, io non trovo il senso, con 24 megapixel fai quello che vuoi. Calcolate che adesso le ammiraglie, cioè le fotocamere per eccellenza, che quindi sono le Nikon D6, D5, le fotocamere che sono le 1DX Mark III della Canon, che secondo me sono le top macchine fotografiche, hanno attorno ai 20 megapixel e ci sono fotografi che vivono con questo e fanno stampe anche gigantesche fatte con 20-24 megapixel più o meno, quindi non sento l'esigenza. Dal mio punto di vista la storia dei megapixel è solamente uno specchietto per l'allodole immenso per tutti quanti.
Infatti leggevo un po' di tempo fa un ragazzo, se non mi ricordo male, che ha dato via la sua Z6 per andare sul modello perché aveva 40 milioni di megapixel, e io mi sono detto ok, pubblica le foto sui social, che senso ha aver fatto questo passaggio. Comunque vi dico, Nikon secondo me rimane la top mirrorless, veramente. Sony non l'ho provato, però sento tutti quanti quelli che usano Sony che il menu è incasinato, che il menu secondo me è una cosa essenziale. Il menu di Nikon è una cosa semplicissima e basilare, in cui tutte le impostazioni, è perfetta per far foto, per far video, va da Dio, va che è un cannone. Non so perché non sia, diciamo, una delle fotocamere migliori che ci sono in questo momento, non perché sia la mia, però prima di fare una scelta, prima di comprare qualsiasi cosa, me la vado super mega iper analizzare per l'uso che ne faccio io, quindi premetto questo. Ragazzi, io molto probabilmente mi sarò dilungato tanto, non so che minutaggio siamo arrivati, ma secondo me siamo arrivati molto in avanti. Se avete qualche domanda da fare sulla Nikon Z6, se ho omesso qualcosa, mi scuso, a prescindere, e scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se volete qualche delucidazione, scrivetemela. Se volete anche domandarvi come sto, sto bene, scrivetemi. Ragazzi, buona serata, buona continuazione di video.